Liguria e Regno di Sardegna uniti dopo il congresso di Vienna. Se ne è parlato in un convegno a Palazzo Lascaris, organizzato dal Consiglio regionale con il Centro Studi Piemontesi, in occasione del bicentenario dei negoziati seguiti alla caduta di Napoleone. In due sessioni di lavoro, qualificati studiosi hanno fatto il punto sulle storiche prospettive dell'Unione Ligure-Piemontese. Purtroppo è stato ricordato in modo piuttosto marginale questo evento, cioè l'Unione Ligure-Piemontese, che già i contemporanei hanno interpretato come un primo momento attraverso il quale andare verso l'Italia in modo concreto. Lo stesso Brinio Lesale, un genovese molto lucido, lo disse, lo preconizzò, e non lo preconizzò con grande gioia ma con una certa preoccupazione, perché dapprima ci furono degli stridori tra genovesi e piemontesi, tra Piemonte e Liguria, anche se in realtà non possiamo assimilare totalmente Genova alla Liguria, perché i Liguri furono in generale, soprattutto la Liguria di Ponente, molto propensi ad unirsi al Piemonte. C'è stata una piena e totale intesa tra Torino e Genova, tra piemontesi e liguri. Nel senso, si può dire che il primo stato veramente italiano è stato prima di tutto il Piemonte, ma un Piemonte ligure. Tutte e due assieme hanno costituito la base fondamentale di quella che poi sarà l'Italia, insomma, la creazione dell'Italia.